io divento vecchio, come penso accada a parecchi miei coetanei. E mi accorgo ormai di perdere per strada certi impulsi più spontanei. Già da qualche tempo, ahimè, non provo gusto a lanciar degli improperi. E non riesco più a tirar qualche robusto bell'insulto come ieri. No, non provo più l'antica sensazione che ricordo calda e viva, allorché covavo un po' d'indignazione o lanciavo un'invettiva. Chi era oggetto dei miei strali tempo addietro, certo adesso non lo adulo, ma da un pezzo non gli grido vade retro, tantomeno vaffanculo. Con una certa preoccupazione mi chiedo non da adesso per quale causa, per che ragione ciò possa essere successo. Ho l'ideale subì un tracollo rapido e repentino, originato forse dal crollo del muro di Berlino. O è la vecchiaia che mi ha portato una saggezza anemica, che ad un giudizio vie più pacato toglie ogni vis polemica. Qualche mio amico nutre il sospetto dai tratti maliziosi che questi fatti siano l'effetto dell'arteriosclerosi. Ma per fortuna c'è il cavaliere e da noi vecchi barbagianni il turpiloquio torna a piacere come se avessimo 20 anni. Ma per fortuna c'è Berlusconi, basta guardarlo bene in faccia e torna senza più inibizioni il gusto della parolaccia. Basta guardarlo che fa il politico con quel sorriso un po' lapideo e ti vien voglia, anche se stitico, di scacazzare contro il video. Lordare schermi è un vizio ormai che coglie chi lo sta a guardare. Su reti media set retirai e anche in TV satellitare. Diventando vecchio come chiunque abbia gli anni miei sopra le spalle, mi dan solo più fastidio anziché rabbia mascalzoni e rompiballe. Invecchiando con l'idea d'esser più saggio si diventa un po' conigli, e non so se per paura o per coraggio ci si limano gli artigli. E non oso a volte dire pane al pane e neppure vino al vino, né chiamar bastardi figli di puttane né fascista un ex missino. Mi succede di incazzarmi soprattutto in un ambito privato e l'incazzatura manca di costrutto e di senso dello Stato. Le incazzature nei tempi andati venivan naturali sopra argomenti con connotati politici e sociali. Al giorno d'oggi ogni battaglia sul pubblico interesse par nulla più che un fuoco di paglia per far patate lesse. Chiamar bandito chi fa il brigante assiso a un ministero è giudicato poco elegante, anche se fosse vero. Chiamar puttana chi la dà via all'ombra del palazzo, san tutti che non è una bugia, ma gliene importa un cazzo. Ma per fortuna c'è il cavaliere, il capoclan Forza Italiota, dir che ha la faccia come il sedere ti fa sentire patriota. Ma per fortuna c'è Berlusconi che mi riporta i miei 20 anni, quando cantavo delle canzoni per dichiarar guerra ai tiranni. Se fa prescrivere ogni reato, se fa annullare tutti i processi, rafforza il dubbio già ben fondato
che quei reati li ha commessi con Berlusconi, con Bossi e Fini, coi corruttori e coi corrotti. Non si può non essere giacobini o addirittura sanculotti. Dato che l'età raffredda le passioni e confonde un po' i valori, i padroni non li chiamo più padroni, ma li chiamo imprenditori. E la proprietà non pare più sia un furto fatto in danno ai proletari. C'è chi afferma che il profitto vada assurto all'onore degli altari. Il vecchio furore anticapitalista si è con gli anni un po' smorzato e c'è sempre meno gente che persista a dar regole al mercato. Lo Stato borghese, noto comitato agli affari e ai patrimoni, già da un pezzo non si sente più accusato d'essere servo dei padroni. Poveri in canna e ricchi sfondati devono andare d'accordo, di modo che con tassi elevati cresca il prodotto lordo. Prodotto lordo che è il vero frutto dell'accordo vigente tra i pochi furbi che ce l'han tutto e i molti che ne han niente. L'indice MIB che scende o che sale è l'unico criterio per dir se il mondo va bene o male in modo proprio serio. L'indice MIB che sale o che scende è un sintomo sicuro da cui il male o il bene dipende sia oggi che in futuro. Ma per fortuna c'è il cavaliere, vivente archetipo esemplare di chi c'ha i soldi e c'ha il potere che con quei soldi può comprare. Se questo Alibaba coi suoi ladroni rubando non fa più reato solo perché vinte le elezioni il furto l'ha derubricato. L'impegno anticapitalista messo in soffitta ma non domo non chiede più d'esser comunista ma solamente un galantuomo, perché l'Italia si liberasse di questa eletta compagnia. Più che un normale scontro di classe ci andrebbe un blitz di polizia.